degno di noi. Sì. Comunque è uno dei front, cioè uno dei migliori giocatori della nostra crew dei PRC. Penso stiano facendo non button check. Non stanno facendo button check, vero? Vabbè, nel dubbio game cam. Sì, no, perché io ho visto Santa ragione, incredibile, con quei piedi. Quanto male. Fai conto di questa cosa. Fai conto di questa cosa. Cloud, a causa della spada, è sia heavyweight che fast faller. Se Kirby lo prende in una combo può fargli un bel po' di danno. Devo dire che la sua spada è abbastanza pesante per fargli permettere. Sì. Sì, sì, sì. Vabbè, Red ha capito comunque Sheik non la deve usare contro Kirby. Sta cercando di outrangiarlo e di caricare il limit. Oramai Kirby è già in kill percent, è troppo leggero per una qualsiasi mossa, ma vediamo che cosa fa. Attenzione, ha il limit. Il limit è la versione OP del KO Punch di Mac, diciamo così. C'era una persona addirittura... Sì, piedi. E lui vuole fare onore a quell'idiota di Bamuele. Mattia comunque sta riuscendo a giocare in maniera abbastanza safe. Ha costretto Red ad utilizzare il limit. Ok, adesso sono abbastanza pari, cioè chiunque dei due potrebbe prendere la stock per primo. No, li prende... I piedi di Kirby non sono sufficienti a stoccare... Merda. No, perché se dobbiamo parlare di piedi e di spadoni... Attenzione, cerca l'edge guard col down B di Kirby, non fa in tempo, si prende l'up B di Cloud e poi prende con i piedoni. Ma grabbalo, che caspita, lo lasci caricare il limit. L'ha grabbato, inizia la combo. Vedi, però ho notato che Matthew si limita a fare la combo da F-throw fair, non la prosegue con il down tilt una volta fatto il landing. È down tilt, grab, pammel pammel. E non usa neanche il suo fantastico down throw. Attenzione, carica il martellone, non ce la fa. Red ha troppa paura di quel martellone per lasciarglielo caricare. Attenzione, notiamo che comunque Matthew sta recando una fracca di danno a Red. Forse è la sua unica speranza in una situazione come questa. Una situazione come questa potrebbe utilizzare il finishing touch, ma forse la percentuale è ancora bassa. Secondo me 75 di range su Cloud e 50 su Kirby. Adesso sì. No, vabbè, il finishing touch a 50 ammazza chiunque, tranne forse i più heavyweight tipo Ganon, King delle Dee. Attenzione, tenta la kill setup ma non riesce. Prende una grab. Ah, inizia la pair. Forse è uno degli pair più stronzi quelli di Cloud. Ma di quello ti stai a preoccupare. Allora, Kirby adesso l'unica cosa che può fare è camperare. Non può più approcciarlo. Esatto. E ce la fa. Ah, attenzione, è riuscito a spikearlo con la B. Però gli ha tolto il limit. Siamo già a buon punto. E attenzione, Matthew indubbiamente prende il primo game. Comunque lo sto vedendo abbastanza even questo game. Non tanto come matchup, ma più per le abilità di... Fosse più pesante, sinceramente. Cioè non pensavo lo ammazzasse. Ok. Vediamo se decide di cambiare personaggio. Eh sì, perché c'è i capelli, non c'ha il codino, ovviamente. Un elastico, fra. E rimane con Cloud, attenzione. Scelta perlomeno rischiosa. Scelta perlomeno, non dico rischiosa, azzardata. Oh, su Dreamland, praticamente fa giocare in casa, Kirby gioca in casa. Cloud sì, se la cava su Dreamland, ma ha un problema di recovery se Wisp inizia a soffiare. Ok. Wispy Woods. L'albero si chiama Wispy Woods ed è uno stronzo. Sì, durante in Kirby 64 ti lanciava le mele in testa. Sì. Ok, parte la prima combo casuale di chi... Cioè, non casuale, scusate, la prima combo sicura. Non riesce ad utilizzarne due, vediamo come continua sto game. Io lo vedo abbastanza even per il momento, cioè, ok, sì, Kirby è leggermente in svantaggio, ma... Insomma, siamo lì come percentuali.
Attenzione, Cloud con il limit. Potrebbe qualsiasi. A parte forse la Pair e il. La B e il Neutral B. Potrebbe prendere una stock. Vediamo come continua il game. Ricordiamoci di non sottovalutare il Kirby di Matthew. Tra l'altro, vorrei informare chi non lo sa: il vento di Wispy non influisce sul PG quando sono in area. Ah, ok. Scusate, sono pazzo io. Vorrei ricordarvi che Kirby di Matthew, quando ah, attenzione, carica il martellone, poi ve lo dico. Kirby di Matthew, quando va in full mad col Kirby nero, sale il tier placement del Kirby. Kirby nero è mid tier, Kirby rosa è low tier normale. Se si parla di Matthew, per gli altri non vale un cazzo. Attenzione, Cloud è una percentuale. Allora, ricordiamo che siamo su uno stage con, con uno dei soffitti più bassi. Quindi anche Cloud potrebbe. Non è un gioco di merda. Cioè, forse l'unico gioco di Smash che si salva è 64. Eh sì, ma non tutte le throw potevano fare combo, eh. Pikachu non aveva combo throws. Mario e Donkey Kong non ce l'avevano. Kirby sì, ma... No, Kirby no. Captain Falcon sì. Vabbè, vediamo oramai che... Matthew non sta lasciando respiro al Cloud di Reda. Un semplice up throw. Si stava scudando, non aveva l'opportunità, dio merda, di usare up throw. Non riesce a prendere il finishing touch. Dove l'hai presa? Prende il back air che killa Cloud. Che stai cercando di fare? Vuoi una power bank? Nel mio borsello, aprila. Non ti fottere i soldi. Sì, sì, è quello. In fondo sta... Ok, quello. Che... Ma stai leggendo che hai... Dream... Non lo so, che io sappia il soffitto basso. C'è un up throw di Kirby. Non sei fottuto, figlio mio. Attenzione, beh, la pair di Cloud non è che sia da meno, eh. Tra l'altro ricordiamo che Matthew è in vantaggio per ora, eh. Come... Attenzione, no, no, e sbaglia. Poteva utilizzare un down throw. Faceva la stessa quantità di danno e non faceva fare lo stale negation al... E continuo. Beh, vabbè. Mattia, dopo dobbiamo parlare io e te. Si risparmia la kill dal Neutral B. Ah, scusa, madonna. Sono vicini, scusate. Non volevo, non è colpa mia. Cioè, sì, è colpa... 2-0. 2-0 un Kirby, ragazzi. Ma di che stiamo parlando, ragazzi? Cioè, cosa sono le tier list nel 2018? Adesso periodo non sto frequentando. Tu dove stai?